Ciao ragazzi, oggi inauguriamo una nuova rubrica che ho deciso. Ciao ragazzi, oggi inauguriamo una nuova sezione che ho deciso di chiamare Vintage. Che cosa vi mostrerò in questa sezione Vintage? Ma perché cazzo? Vintage. Che cosa vi mostrerò in questa rubrica Vintage? Semplicemente vi mostrerò tutti i giocattoli di un tempo, di quando io ero piccolo, che essendo collezionista ne colleziono ancora le carcasse. Sono giocattoli che attualmente non si trovano più in commercio perché o sono finiti fuori produzione oppure perché comunque sono semplicemente cambiate le mode e quindi di anno in anno le mode del giocattolo cambiano ovviamente. Ho un mucchio di roba da farvi vedere, fortunatamente ho quasi tutti i giocattoli della mia infanzia. Giusto qualcosa è andato perso negli anni, però vabbè, diciamo che la maggior parte è ancora in mio possesso. Come prima cosa ho deciso di farvi vedere queste carte, che sono le carte di Digimon uscite nel 1999. Non a caso ve le faccio vedere perché da qualche giorno è stata annunciata la settima serie, che è uscita nel 2015, che poi in realtà è la terza stagione di Digimon Adventure, che infatti si chiamerà Digimon Adventure 03. Procediamo con la recensione. Allora, come dicevo prima, queste carte sono uscite nel 1999, almeno come riportato qui la data sul retro della carta, e sono carte che in pratica erano comprese in un box di 36 buste, ogni busta comprendeva 7 carte, di cui una foil. Intanto questa è la checklist, qua davanti l'immagine di tutti i digi prescelti, e dietro i nomi delle carte che comprendono questa serie, che sono 34. Di cui purtroppo a me ne mancano solo due per poterle finire. E guarda caso sono due personaggi che nell'anime sono le controparti cattive, ovvero Devimon e Ogremon, la numero 29 e la numero 30. In più ci sono queste carte agentate, che sono 8, di cui non ne ho neanche una, quindi ufficialmente me ne mancano 10. Però diciamo che della serie principale me ne mancano solo due. Adesso vi faccio vedere la serie. Questa, come ho detto prima, è la checklist che ho anche a doppione. Il prezzo della bustina non ve lo so dire perché già è tanto che ho queste carte, ricordami davvero tutto, è impossibile. Anche la bustina non è il mio possesso. Allora, questa è la carta numero 1 e sono il gruppo di amici, i digi prescelti. Dietro poi c'è, diciamo, una piccola descrizione di questa carta. In questo dice: 7 ragazzi, Tai, Sora, Itzy, Mimi, Joe, TK e Matt, si trovano in un campo estivo e vengono misteriosamente trasportati in un mondo digitale chiamato Isola di File. Una volta arrivati sull'isola, i 7 ragazzi incontrano i Digimon, o mostri digitali, che li aiutano a trovare la via di casa. E questa è la carta numero 1, davvero carina, che ho anche a doppione. Poi abbiamo la carta numero 2, i Digimon intermedi. Sul retro di questa carta c'è scritto: i mostri digi trasformabili. I 7 Digimon intermedi si digi evolvono per proteggere i ragazzi e sconfiggere i nemici Digimon. Diciamo che la fantasia nei creatori di creare delle scritte è davvero, c'è poca fantasia. Poi abbiamo la numero 3 e questa è foil, i Digimon livello campione, davvero carina questa. E sul retro c'è scritto: i Digivice è la chiave per la digi evoluzione. Attraverso l'amicizia, il lavoro di squadra e l'onestà, i ragazzi attivano i Digivice per digievolvere i loro fedeli compagni Digimon. Ripetono la parola Digimon in maniera infinita in questa serie di carte. Poi abbiamo la numero 4, Tai e Coromon versione foil. Sul retro c'è scritto: Taichi Tai Camiglia. Tai è un vero leader, è veloce nelle decisioni e prende sempre l'iniziativa in tutti gli avvenimenti del gruppo, a volte è un po' imprudente. Comunque, anche dalla parte di sopra, ci sono anche delle piccole informazioni che riguardano il Digimon stesso. In questo caso di Coromon c'è scritto gruppo, che è il primo stadio, il tipo nessuno, tecnica sparabolle e la dimensione del peso del Digimon. Che comunque, diciamo, ha poca importanza, vi leggerò giusto queste informazioni che ci sono qui. E questa era Tai e Coromon. Poi abbiamo la numero 5, Matt e Tsunomon. Sul retro, Yamato Matt Ishida. Matt è il ragazzo più spavaldo del gruppo, è sempre pronto a fare scherzi, ma è molto responsabile nei confronti del suo fratellino TK,
di cui si prende cura con molta serietà. Carina anche questa immagine. E questa carta ce l'ho anche a doppione. Poi abbiamo la numero 6, Sora e Yokomon. Sul retro, Sora Takenouchi. Sora è la ragazza del gruppo, ma è proprio un vero maschiaccio. È come una sorella maggiore per tutti gli altri ragazzi. È molto responsabile, ma desidera imparare a divertirsi di più. E questa sono Sora e Yokomon. Poi abbiamo la numero 7, la foil di Itzy e Motimon, che personalmente sono il mio digi prescelto, il mio digimon preferito della prima serie. Sul retro, Kouchiro Itzy Izumi. Itzy è un computer fenomenale, non può resistere a risolvere complicati enigmi, vuole essere coinvolto in ogni situazione e non tiene conto dei pericoli. Carina questa carta. Ho anche la versione doppione non foglie, a questo punto vi faccio vedere la differenza, che sostanzialmente è uguale. Ok. Poi abbiamo la numero 8, Mimi e Tanemon. Mimi Tachikawa, sono difficili anche se non giapponesi. Mimi conosce tutti i segreti per essere una vera ragazza, anche se vive nella bambagia, è una piccola principessa. Sa sempre esattamente cosa vuole. Mi ricordo che invece questa è una delle 10 più scelte che odiavo perché era troppo. Si montava troppo. Doppione anche di questa carta. Poi la numero 9, Joe e Bukamon. Sul retro, Joe e Kido. Joe è un ragazzo serio e è un buon studente. La sua reazione di fronte ai problemi è quella di scappare, ma riesce sempre a superare queste tentazioni quando il gruppo è in pericolo. Bella sta carta. Doppione anche di questa carta. E poi adesso che arriva anche un altro mio digiprosciolto preferito, che sono TK e Tokomon, versione foil. Ovviamente mi piace anche Angemon, e forse Angemon è uno dei Digimon più che ha preso di più di tutta la serie. E dietro c'è Takeru TK Takaishi. TK è il fratello minore di Matt, è un ragazzo molto dolce e tutti lo amano, anche se è il più giovane. TK non ha mai crisi di panico. Carina anche questa carta. Poi da qui arriviamo ai Digimon intermedi. Abbiamo la numero 11, Agumon. La Baby Meteora. Agumon ha la tecnica della Baby Meteora. La usa non solo per combattere contro i nemici Digimon, ma anche per inviare messaggi agli altri amici. Doppione anche di Agumon. Poi abbiamo la numero 12, Gabumon. Sul retro, soffio infuocato. Gabumon soffia fuoco per salvare Matt dai nemici. Molta fantasia ne scrive questa didascalia. Doppione anche di Gabumon. Poi abbiamo la numero 13, Biomon, che in realtà il vero nome giapponese è Piomon, tradotto poi in versione europea e diventa Biomon. Fuoco magico. Biomon soffia un fuoco ai suoi nemici per sconfiggere e proteggere Sora. La numero 14, Tentomon. Mini saetta. Puntando sulla debolezza del nemico, Tentomon attacca con una mini saetta. La numero 15, Palmon. Liane avvolgenti. Palmon usa liane avvolgenti per congelare alle stanti i nemici. Questo permette agli altri nemici Digimon di attaccare con le loro tecniche. Doppione anche di Palmon. Numero 16, Gomamon. Amico dei pesci. La coalizione di Gomamon con i pesci salva tutti gli amici Digimon dalle insidie del mare. Gomamon è l'amico di tutti i pesci. Doppione anche di Gomamon. Poi abbiamo il tenerissimo, la numero 17, Patamon. Compagno di TK. Patamon preferisce rimanere al primo stadio e non digievolversi per sorvegliare con TK gli altri Digimon del suo livello. In realtà è perché era l'ultimo Digimon che non riusciva a digievolversi e poi finalmente riesce a digievolversi. Ora andiamo con i campioni. Abbiamo la numero 18, Kuwagamon. Le forbici terribili. Il potente Kuwagamon attacca con i suoi artigli a forbici. Kuwagamon è estremamente potente e Agumon non ha la forza sufficiente per sconfiggerlo. La numero 19, Greymon. Il potere della Mega Meteora. Con una potente Mega Meteora, Greymon sconfigge il nemico.
La numero 20, Garurumon. L'attacco micidiale di Sidramon. Garurumon si difende contro gli attacchi di Sidramon e non lo sconfigge con un turbine rovente. Doppione anche di Garurumon. Abbiamo un nemico, la numero 21, Sidramon. Frecce di ghiaccio. I ragazzi si fermano accidentalmente sulla coda di Sidramon e questo lo fa davvero arrabbiare. Sidramon quindi spara le sue frecce di ghiaccio sui ragazzi. La numero 22, Monochromon. Il vulcano malvagio. Etemon controlla il continente server e utilizza il potente Monochromon per tirare il suo pesante rimorchio. Ah sì, è vero, questo era un amico di Etemon, adesso ve lo ricordo. Poi abbiamo la foglia numero 23, Birdramon. Sconfitta di Meramon. Birdramon cerca di sconfiggere gli attacchi di Meramon con la luce, con le sue potenti ali lanciafuoco. La numero 24, la foglia di Meramon. Anche carino questo il tipo di disegno. Ardenti palle di fuoco. Meramon è il guardiano di MMT Miarashi, che sinceramente non ricordo chi è, perché questa serie l'ho vista molto tempo fa e sinceramente non ricordo proprio chi sia. Ed è controllato da Black Gears. Meramon blocca il flusso del fiume che si secca completamente. Quando si arrabbia lancia palle di fuoco dalle sue braccia infuocate. Doppione anche di Meramon. Poi abbiamo la numero 25, Kabuterimon. La battaglia tra le rovine di Dino. Tra le rovine di Dino, Kabuterimon sconfigge Centaurumon con la sua potente Maxi Saette e gli stabilisce la pace. La foil, la numero 26, di Togemon. Raffica di spine. Togemon combatte contro Kokatorimon con il suo pugno potente. Sconfigge il suo nemico con una raffica di spine. La numero 27, Ikakumon. Digipietre. I ragazzi guadagnano delle digipietre quando Ikakumon sconfigge Drimogemon nella grotta. La numero 28, Leomon. Il re della giungla. Con il suo Digivice, Tai aiuta questo enorme Digimon a liberarsi da Black Gears. E abbiamo anche il doppione. La numero 31, Frigimon. Pugno congelante. I ragazzi liberano Frigimon dalla saetta dei Black Gears. Per ripagargli della loro gentilezza, Frigimon gli aiuta a combattere contro il malvagio Myotismon, che qua lo chiamano Moiamon. Scusate, questo non è Myotismon, questo è Moiamon, che serve appunto questo Digimon qui. Ricordo che combatte anche contro Smyotismon, se non ricordo male. Vabbè, comunque è Moiamon. La numero 32, la foglia di Bakemon. Il fantasma. Il fantasma Bakemon tenta di catturare i ragazzi mentre si trovano al cimitero. Joe sconfigge Bakemon recitando dei versetti speciali. Poi abbiamo la numero 33, uno dei miei Digimon preferiti, Angemon. Il raggio celestiale. Per sconfiggere il gigante Devimon, Patamon si trasforma in Angemon, che usa il suo potente raggio celestiale per distruggere Devimon. E poi l'ultima carta, la numero 34, la foglia di Kokatorimon. Freddo come il marmo. Kokatorimon spara il suo corpo pietrificante e Agumon e lo trasforma in pietra. Quando Agumon è completamente pietrificato, Kokatorimon ruba le digipietre. Bene, allora queste qua sono le 34 carte che vi dicevo, tranne le 8 carte speciali, sono più o meno tutta la serie. Ora voglio farvi vedere un'altra cosa, visto che parliamo sempre di carte di Digimon. Ho trovato queste carte qui, che sono carte lenticolari, nel senso che cambiano l'immagine, che hanno il retro più o meno simile a queste carte qui, che ho scoperto recentemente che in realtà non facevano parte di questa serie, ma uscivano sempre, penso nel 1999, sempre secondo la data indicata qui sotto, con la Kinder Ferrero. Sono 15 carte, io non le possiedo tutte, ve le faccio vedere giusto per... Qui abbiamo questa carta che sarebbe Greymon insieme a Metal Greymon. Poi abbiamo Tentomon e Kabuterimon. Cerco di farvi vedere nel miglior modo possibile. Poi abbiamo Gomamon e Bukamon, Tsunomon e Gabumon,
i giochi del mondo e quello che faccio vedere sono più o meno simili, hanno più o meno le stesse immagini di quelle di queste qui. Poi abbiamo Palmon e Togemon. Tokemon e Patamon. Patamon e Angemon. Poi questa è l'unica doppia, se non ricordo mai, di Patamon e Angemon. Poi ho Biomon e Yokomon. E poi Biomon e Bergamon. Me lo fate vedere giusto per, visto che erano in questa tipologia di carte. In più ho anche altre carte di Digimon che sono quelle della serie Card Game, che vi farò vedere in un altro video. Il video finisce qui, ragazzi. Spero che alcuni di voi vi abbia fatto raffigurare tanti ricordi della vostra infanzia e che il video vi sia piaciuto. E a proposito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere lasciando un mi piace e commentando qui sotto. Per quanto riguarda l'apertura del mio negozio a Taranto, vi chiedo di avere un altro po' di pazienza, siamo quasi in via di apertura. Per essere sempre aggiornati in merito, vi consiglio di visitare la mia pagina Nickelplay The Store of Nerd, in descrizione vi metterò il link, per sapere quando sarà effettivamente l'apertura ufficiale e anche per tutte le altre informazioni che riguardano me e il mio locale. Ciao!